Per un giorno supereroe. Per un giorno la licenza di interpretare un'altra vita, calandosi completamente nel ruolo. Questa è la filosofia del cosplayer che trova nella sagra del fumetto il suo habitat naturale. Boom di presenze per la manifestazione Made in Verona, che quest'anno dal castello di Villafranca si è trasferita nel vallo del bastione di San Procolo, lasciando inalterata l'atmosfera di relax, festa e divertimento. Dal cancello in poi, una full immersion nel mondo fantastico dei fumetti, film e cartoni animati cult. Facile incontrare, magari al bancone della birra, Wonder Woman, Darth Vader, Ghostface, il misterioso V, i Transformer, le guerriere Sailor, altri personaggi giapponesi, ma anche l'intera dinastia dei Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Alla guida della macchina organizzativa sempre il team di Think Comics, fiero di definirsi nerd secondo l'accezione più goliardica del termine. A dir poco affascinanti i padiglioni dedicati agli illustratori, impegnati su creazioni live che quasi mai necessitano correzioni. C'è chi propone un ritratto manga e chi è alla ricerca di informazioni per far tramutare la passione per le vignette animate in una vera e propria professione. Illustratore, vignettista, sceneggiatore, c'è sempre una squadra dietro un tratto che conquista. La cittadella dei fumetti è spettacolo fuori e dentro il palco. Ed ecco il cartellone con nomi di grandi artisti che, per diverse caratteristiche, possono definirsi fantasy. Elio le storie tese, Cristina D'Avena, Gem Boy, House of Gag in un'esclusiva versione comics. I supereroi possono per il momento tornare nelle loro galassie. Il prossimo appuntamento sarà a novembre, in Toscana, a Lucca Comics.